Passeggiare a cavallo con Catarina, fare la torta di matrimonio, magari più in là mi chiederanno di fare anche la bambinaia. Laura, non essere così negativa. Ti butta solo giù. Però, accidenti, avrò il diritto di lamentarmi, no? Il signor Zalfeld pensa di farmi un grande regalo. E in qualche modo è anche vero, perché in fondo sarebbe la mia prima torta nuziale. Ma deve essere proprio la torta di matrimonio del mio Alexander. Ho già dovuto preparare i cioccolatini per il fidanzamento, eppure eccomi qua, ancora viva. E poi loro due si sposeranno in ogni caso, che io faccia la torta, oppure no. Sì, la farò. Ma tu, Alexander, tu commetti uno sbaglio se sposi Catarina. Comunque questo è un tuo problema. Ti rendi conto che ora abbiamo una cucina senza chef? Conosci bene Robert, prende subito fuoco, ma... Questa volta forse fa sul serio. Lui fa sul serio tutte le volte. Dà in escandescenza e poi quando si calma torna in cucina a fare quello che gli piace di più, cioè cucinare. Sì, però ha già fatto le valigie. Lo hai visto tu? Sì. Tanto non se ne va, sta tranquillo. Capriccioso com'è, ha bisogno delle sue comodità, dell'ambiente che gli è familiare e che lo protegge. E lui è sempre stato qui insieme a noi. La tua analisi psicologica fa acqua da tutte le parti, papà. Io ho parlato con Robert, Maria ha parlato con Robert. Se non lo trattiene qualcuno, se ne va davvero e per sempre. Vorrà dire che gli parlerò. Tu non sei certo la persona adatta. Allora cosa vuoi fare, visto che sai tutto? Non c'è motivo di scaldarsi tanto, datti una calmata. Avete bisogno di un mediatore. Non stiamo litigando io e Alexander, il problema è Robert. Lo so, questo è chiaro. Secondo me dovrebbe parlare con lui una persona neutrale. Robert non accetterà mai un estraneo. Catarina, i panni sporchi si lavano in famiglia. Un estraneo non può risolvere i nostri problemi. Ma io non intendevo un estraneo. Cosa sono tutti questi discorsi, Catarina? Che cosa vuoi dire? Parlo io con Robert. Sono sicuro che vi divertirete. È una splendida gita. Ne sono certa. Buona giornata. Anche a lei. Posso disturbarla un istante? Tra qualche minuto. Ha deciso di fare la torta. Non voglio farla. E a lei chi glielo ha detto? Susanne aveva la sua stessa espressione quando prendeva decisioni importanti. Io che espressione ho? Rassegnata a portare pazienza con un pazzo come me. Che però sa come farla ridere. Prego. Vediamo. Ha delle idee precise sull'aspetto che dovrebbe avere la sua torta da sogno? Sì. Mia moglie e io, durante l'ultimo viaggio negli Stati Uniti, siamo stati invitati ad un matrimonio. La torta era alta così. E era una specie di racconto in miniatura. Cioè, con varie scene della vita della sposa e dello sposo. Mm-hmm. Alexander proviene da una famiglia di albergatori come Catarina, quindi la torta dovrebbe rappresentare il Fürstenhof, qualcosa del nostro paesaggio. Forse un fiume, una cascata stilizzata e poi una carrozza matrimoniale. Allora cosa ne pensa? Ma dopo la si dovrebbe anche tagliare a fette e poi mangiare, non è vero? Beh, certo, è questo il senso di una torta nuziale, no? Sembra già di vederla, i classici cinque piani, tutta ricoperta di glassa di marzapane bianco. Mm. Costellata di rose e di zucchero, simbolo d'amore senza spine. E tutti gli altri tipici simboli d'amore in cioccolato finissimo. Cuori, anelli, colombe, cigni, iniziali. E guai se non sarà la più bella torta di matrimonio di tutti i tempi. Altrimenti mi licenzierà. Certo, in tronco, in questo noi Zalfeld siamo famosi. Con Robert finirà tutto bene. Si preoccupi piuttosto della riuscita della torta. È un vero esordio per me. Sì, tranquilla, ce la farà. E grazie per avermi dissuaso dal volere la torta del killer. La torta del killer? Sì, è presente quei vecchi film di gangster dove alle feste c'è sempre uno che improvvisamente salta fuori dalla torta con un mitra e brrrr. È vero, la torta del killer. Salve, posso ridere anch'io? Buongiorno, signora Franke. Sì, allora... Adesso io ritorno in cucina. Abbiamo chiarito ogni cosa, vero? Sì. Grazie per aver accettato. Grazie ancora. Ecco qui.
Mike, toccava a me questa volta e invece tu mi hai preparato una bevanda fantastica. Ah, sciocchezze. In fondo ti sto usando come cavia. Ah, questa è... Sì. Voglio offrirla ai clienti che vengono a farsi massaggiare da me. Tu che ne dici? Avrà successo di sicuro. Per adesso mi interessa solo avere successo con te. Naturalmente mi riferisco al drink. Dammi un parere. Io direi che... Fa schifo? Peggio che schifo? È così imbevibile? Direi che su una scala da 1 a 10... Dai, avanti, dillo. Io non ti piaccio per niente. Voglio dire, non ti piace il drink. Allora? Direi che... No, no, non lo dire, dammelo. È buonissimo. 11 punti. Scusa. Scusa. Perché? Perché non credevo che avresti ottenuto qualcosa da quel testone di Robert. Oh, guarda che non hai alcun motivo di scusarti. E invece sì. Ero più irritato del necessario. È naturale. Robert è davvero un osso duro. Sì, soprattutto quando si scontra con mio padre. Mi piacerebbe chiudere quei due in una gabbia e poi... E cosa? Fantasia infantile di eterni ragazzi. Non servirebbe a niente. Per fortuna esistono le donne. Voi avete un grande dono. La diplomazia. Siete abili. Allora perché avevi così poca fiducia? Mi sono già scusato, no? Attenta. I clienti. Scuse accettate per questa volta. Ti amo tanto. Sei grande. Le donne hanno una marcia in più. Per fortuna la macchia è sparita. Ora l'asciugo col ferro. È un vecchio trucco di mia nonna, sai. L'ho detto, le donne. Io e la nonna eravamo davvero una bella squadra. Te la cavi bene anche da sola. Grazie. Credo che sia asciutta, mettila. Se è ancora umida, la ripasso col ferro. Ok. Va bene? Sei asciutta. Mike. Scusami. Allora, Susanne, è vero che sono il padre di Laura? Quindi non te la sei presa per il bacio? No, io sto volentieri insieme a te e sono contenta di averti come amico. Davvero? Allora è vero. Agosto 1979. Maggio dell'80. Sono esattamente 9 mesi dopo. Quando sarà un ragazzo? O una ragazza? Sì, certamente. Potremmo fare delle belle passeggiate, giocare a calcio insieme. Ma diciamo che i bambini piccoli non mi fanno impazzire. Ci sarebbe la possibilità di svelare il mistero. Un esame di laboratorio. Intendi il test del DNA?